Intanto buona serata a tutti. Dire la verità, ho detto anche a mia moglie, stasera sono emozionato perché era da vita che non facevo un talk per il look di Vicenza. Era una vita veramente che non avevo le possibilità di frequentare quale serata, sono venuto proprio veramente sporadicamente. Inaugurare così la stagione 2023, insomma, da presidente, evviva, eccetera, evviva. Dire la verità, mi è venuta voglia anche di fare questo talk qua specifico su WireGuard, perché è un protocollo che me lo sono studiato durante le vacanze di Natale, perché tante cose, tante robe in giro, tanta confusione, tanta roba da mettere come carne al fuoco, sia dal punto di vista di infrastruttura personale, sia anche delle argomentazioni che studio e che propongo ai miei alunni a scuola. E ho detto, beh, dai, mettiamoci sotto, se l'hanno fatto giovane, vuol dire che si spera abbiano guarito le magagne del passato, dei protocolli vecchi. E, diciamo, personalmente mi presento, Claudio Bazzale, c'è scritto lì, sì. Io come lavoro insegno presso l'ITIS Fermi di Bassano del Grappa. Fino a poco tempo fa ero anche socio di un'azienda che faceva consulenze, adesso sono collaboratore esterno perché dal punto di vista fiscale non mi conviene, perché scuola domanda sempre più richieste, la famiglia giustamente ha bisogno dei suoi spazi, tempo libero è veramente poco, mettiamoci in mezzo anche l'hobby della musica, il gioco è fatto. Ecco, però mi sono ripromesso di fare i talk per il Look Vicenza nel 2023 ed eccomi qua. Andiamo avanti. Questo argomento qua lo propongo, lo dicevo anche a scuola, ai ragazzi di quinta, ai telecomunicatori informatici, e subito nel tempo in cui l'ho proposto, la questione è proprio quella di dire cos'è una VPN, perché si confonde la VPN come tecnologia, diciamo così, rispetto a quelle che sono le sue applicazioni VPN service. Infatti, giustamente, una volta la VPN voleva dire collegarsi alla ditta. Adesso la VPN vuol dire navigare sembrando di essere altrove, oppure anonimizzare la propria navigazione. Naturalmente navigare sembrando di essere altrove per dire faccio finta di essere in Francia per guardare una televisione francese, faccio finta di collegarmi di qua, di là, di su e giù, tutte queste cose qua. Però insomma si resta un po' all'oscuro di qual è il motore che gira sotto, spesso anche quello che è navigare sembrando di essere altrove o anonimizzare la propria navigazione è una falsa promessa, non è proprio così reale, se non si usano determinate tecnologie molto più approfondite e molto più sofisticate rispetto a una semplice VPN che potrebbe essere comunque un ottimo inizio. Allora, ho pensato di suddividere questo tipo di presentazione oggi per illustrare questa cosa qua, facendomi un po' la lezione teorica, ma resterò breve e conciso. Naturalmente, se avete qualsiasi tipo di domanda o chiarimento, prendetevi pure la libertà di interrompermi e farmi la domanda, così chiariamo la cosa. Perché lo analizzeremo la tecnologia, analizzeremo proprio il protocollo WireGuard e poi analizzeremo anche le varie applicazioni. Prima facciamo un po' di evoluzione delle tecnologie, proprio perché fa anche scrupolo analizzare il fatto di avere il bisogno nel tempo di capire della connessione, il perché e cosa ci porta ad avere anche certi tipi di richieste. E nel caso mio specifico ho scelto WireGuard per un motivo specifico che è quello della latenza, che sembra essere proprio l'incubo dei gamers, di chi fa roba in sincrono, di chi fa videoconferenze. Allora, naturalmente, come si faceva prima? Facciamo una piccola premessa. Allora, intanto bisognava avere un collegamento, cosa che non era del tutto scontata. Se voi parlate con i giovani d'oggi, loro sono nati col collegamento, per cui il telefono, il computer, qualsiasi cosa, se non ha internet è rotto. Noi invece apparteniamo di quella generazione in cui i computer sappiamo benissimo potevano funzionare benissimo anche offline, anche se adesso comunque anche noi non possiamo più farne a meno. Le uniche due modalità per stendere un collegamento tra due sedi, tra due abitati, tra due ditte, due studi, erano la leased line e la CDN. CDN intesa come circuito diretto numerico, sigla in italiano. La leased line in inglese vuol dire la linea in affitto. Allora, una volta col vecchio monopolista SIP Telecom Italia, cosa si faceva? Si andava da lui, che era l'unico da cui si poteva comprare, e si comprava il doppino. Io dal civico A parto col doppino fornito da Telecom. Telecom mi dice che questo doppino di centrale in cabina rimbalzerà, viene collegato fisicamente e arriverà sulla rete B.
uno parla di contratto tot capacità elettronica proprio dal punto di vista analogico, se era più grande addirittura mettevano, non so, delle induttanze di condensatori in modo da limitarla, e quella era la linea affittata. E uno faceva il collegamento tra le due serie. Il circuito diretto numerico, CDN, è una cosa che è venuto dopo, dava la possibilità, questo è nato soprattutto anche per garantire, pensate, il sistema bancario, tutte le varie filiali, tutti i vari sportelli ATM e il Bancomat, oppure le poste, per garantire l'interconnessione dei sistemi. Ecco che si aveva una struttura gestita a livello regionale in cui tutte le linee venivano portate fisicamente fino a un 1 o 2 o 3 punti al massimo per regione. C'era una circuiteria di switch che si basava per esempio sul protocollo frame relay. Uno si vedeva presentare la linea nell'apparato A e nell'apparato B tramite una tecnologia commutazione di pacchetto che non aveva nulla a che vedere né con Ethernet né con ATM né con robe strane. Ecco che io riuscivo a veicolare i miei dati dalla rete A alla rete B. Qui già sono vincolato a usare un certo tipo di pacchettizzazione. Qui io già devo veicolare già un protocollo di rete, mentre prima con la leased line potevo prendermi la briga di usarla come cavolo volevo. Il doppino era mio. Ah, tra parentesi, CDN, circuito diretto numerico, adesso un termine non più in disuso, anche perché va a sovrapporsi col content delivery network, cioè tutta quella rete di server mondiali sparsi in tutto il mondo che replicano certi tipi di contenuti tipo filmati YouTube o di altri streaming, che vengono presi dai vari client e invece di reperirli da un solo server posizionato geograficamente magari un posto scomodo, vengono attinti nel posto telematicamente più vicino. Allora, comunque VPN sta per Virtual Private Network. Collegare due sedi già collegate con un'altra tecnologia per simulare una vicinanza non presente. Quindi il segreto delle VPN, la leased line, il vecchio monopolista mi domandava un rene di affitto. Oppure comunque la CDN di una volta la pagavi addirittura a consumo, quindi se le usavi tanto pagavi tanto. Quando è arrivato il collegamento verso le ADSL hanno detto finalmente possiamo fare in modo di usare un collegamento che sì è un po' meno a pagamento e un po' più economico, e dentro studiamo questa ulteriore tecnologia per simulare questo collegamento. Adesso nella presentazione che avevo pensato per stasera cureremo principalmente le VPN di tipo site to site, cioè quello in cui ditta A si collega a ditta B. Però naturalmente se avete piacere basta mi dite, facciamo anche un piccolo excursus per quello che è il collegamento di un portatile generico in giro per il mondo che si collega alla ditta. Allora, questa è la tecnologia, vedete, internet, quindi qui compare quella magica nuvoletta di internet che prima sulle precedenti tecnologie poteva anche non esserci. Io sono aggregato con la normale tecnologia, ma stendo tra gli attori che mi fanno da gateway, mi fanno da torre di interscambio tra la rete privata mia aziendale e il resto di internet, un ulteriore stratagemma per fare un collegamento che fa sembrare rete A e rete B collegate tra loro, ma in realtà passano attraverso internet. Logico che internet, considerato come zona non sicura, io devo fare in modo di garantire che questo mio collegamento qua mi dia anche quel margine di sicurezza in modo che nessuno possa carpire quello che passa tra la rete A e la rete B. Non è che io dalla rete A stampo una stampante rete B o non mi legge le fatture che arrivano. Allora, facciamo un po' i discorsi alla grande. Questa è la pila ISO-OSI allargata alla Claudio Brazzale. Okay? Normalmente la pila ISO-OSI ha i livelli da 1 al 7, io le allargo dal 0 all'8. Così scherzosamente dico l'alimentazione perché tanti, ah non funziona niente, controlla la spina, ah effettivamente è andata via le luci, cosa pretendo che non sia. Okay? Poi il livello molto più critico a volte è il livello 8, l'utente. Cioè, è inutile che io faccia andare tutto, funzioni, le schermate, pulsanti, se dopo l'utente non sa usare il programma, non c'è niente da fare. L'ho proposta qua per fare questo tipo di riflessione. Quando hanno studiato sta roba qua e l'hanno proposta per formalizzare i protocolli di rete, hanno fatto veramente una roba bella. La roba bella sta nel fatto che ogni dipendente deve colloquiare solo e solamente col successivo. Non si può andare dall'1 al 3 direttamente. Adesso il classico esempio vale la pena formare una piccola imbarazzaggine. Quanti hanno già visto la pila ISO-OSI sulla manina? 1, 2, 3, 4, 5, ok. Quindi so come calibrare la cosa. L'esempio classico che faccio anche al popolo che mi riguarda della pila ISO-OSI è una navigazione internet. Il mio browser sul mio computer.
Allora, fisico ho il cavo di rete che mi arriva, oppure fisico è l'onda elettromagnetica del wifi. L'accesso al media è, non è che il mio cavo lo uso semplicemente con gli impulsi, è un certo modo di regolare gli impulsi in modo da simulare proprio il collegamento Ethernet, oppure la codifica in aria dell'onda in modo da fare il famoso wifi 802.11 eccetera. Dopodiché, questo tipo di collegamento, io so che per far funzionare ho bisogno degli indirizzi a livello IP, livello 3, quindi a livello 3 rete ho il famoso 192.168 eccetera eccetera, delle reti private o gli indirizzi pubblici. Naturalmente una volta che io individuo un computer con l'indirizzo a livello di rete, io non è che posso usare un servizio alla volta, posso multiplexare, posso sovrapporre tanti servizi diversi, userò i livelli di trasporto per distinguere tutti i vari servizi che sono indirizzati verso lo stesso host. L'esempio classico è la navigazione web su un sito HTTP, ok, trasporto sarà TCP in porta 80, e un HTTPS TCP in porta 443, e una chiamata DNS per risolvere i nomi è un 53 e a livello UDP, ok? Oh, se sbaglio qualcosa correggetemi, che poi è registrato, i miei studenti mi dicono: ah, professore, ho sbagliato, ok? Ecco, finalmente, una volta che io sono riuscito a mappare questo tubo, questo canale della mia pagina web che viene succhiata dal server e viene quindi iniettata dal client, ecco che a livello 4 termina la gestione, grosso modo, del sistema operativo. Dal livello 5, 6 e 7 ho la mia applicazione. La mia applicazione funziona proprio col protocollo HTTP a livello di sessione. Cioè, il famoso HTTP, HTTPS, è proprio quel protocollo che dice: dammi la pagina, do la pagina. Ah, dammi anche l'immagine, ok, ecco anche l'immagine. Ah, c'è un pezzo di JavaScript, voglio anche quello, ok, avanti così. E avanti, tira tutti i vari contenuti. Dopo, questa è una teorizzazione che non sempre viene fatta nei programmi a livello 5, 6 e 7, a livello applicazione. Voi pensate che questo protocollo HTTP, dammi, tira, scarica, non scarica, viene passato ogni singolo contenuto, per esempio JPEG, ok, lo mandiamo a livello presentazione. Ci sarà una libreria all'interno del mio software, il mio Mozilla Firefox, il mio Chromium, quello che è, che prende sto ammasso di dati e dice: ok, questo qua deve essere un'immagine e posizionata in un certo punto dello schermo. È un testo, è un HTML, è un JavaScript, è un programma. Tutte le librerie di gestione di diversi contenuti sono a livello presentazione. Dopodiché il mio sistema operativo cosa fa? Prende tutti questi contenuti mappati, l'immagine, il colore, lo sfondo, il cagnolino, il gatto che rimbalza, lo prende e lo sbatte in applicazione, me lo disegna sulla finestra, me lo fa vedere, ok? E se lo strato 8 dell'utente è consapevole, dice: oh, che bello. Okay. Se non c'è nessuno, dice: non va, tutti hanno detto: chissà, ma c'è, non c'è, non ho dirato il monitor, non ho acceso il monitor, tanto volevo imbastire tutti i livelli precedenti. Allora, molti pensano che questa struttura sia intoccabile. Questi livelli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siano imprescindibili e non negoziabili, come ve li ho spiegati, per esempio, così, con questo esempio, in questo modo. Falso. Falso, 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 come qualsiasi roba che possa essere diverso da vero. Allora, ho sbagliato qua? Sì, no, no, è giusto, è giusto, è giusto. Adesso vi faccio vedere come che quella pila lì viene ammazzata, smontata, riduplicata, inserita, tagliata, sminuzzata con questi diversi protocolli che sono i protocolli, diciamo, usuali, a parte WireGuard, che sono in voga adesso. Abbiamo l'IPsec, che ha due modalità, la modalità transport e la tunnel, faremo un piccolo dettaglio. L'OpenVPN, che fino a dicembre del mese scorso era la mia preferita, adesso è preferita fino a un certo punto, vi spiego anche perché mi è andata in disgrazia. Anche questa può ragionare o con la modalità TUN o TAP, vedremo la differenza. C'è il vecchissimo protocollo PPTP che si usava una volta per collegarsi delle reti remoto, soprattutto con i client Windows o Linux che dovevano collegarsi alle reti gestite da Windows. E poi ci sono ulteriori protocolli proprietari. Però tutti questi protocolli proprietari sono comunque riconducibili, grosso modo, alle tre famiglie superiori. Ecco qua, vedete già per esempio l'IPsec in transport mode. L'IPsec in transport mode cosa vuol dire? Vuol dire che io configuro due dispositivi di rete, quando questo non lo usa più nessuno, perché andava in voga quando internet era talmente piccolo che non esistevano nemmeno gli IP privati, tutti avevano IP pubblici, non sapevano nemmeno quanto fortunati erano, o sfortunati perché era libero accesso. Succedeva che uno voleva avere un traffico criptato
dalla Iowa all'Idaho, cosa faceva? Router di qua e router di là, diceva: il traffico che è diretto all'altra mia sede me lo fai viaggiare criptato. Ecco che allora, quando che il mio router vedeva che la mia destinazione era la mia sede remota, la famosa sede B, ecco che lui tacchete, inseriva a livello 3 bis, ci metteva, questo è un esempio, non sarò troppo così rigoroso in tutti i protocolli, inseriva questo ESP, questo ESP era d'accordo, naturalmente negoziava, questa è la fase finale in cui il traffico c'è già, poi ci sono ulteriori dettagli, ma questi li tralascio. Questo permette di crittografare tutto quello che sta sopra, 4, 5, 6, 7, viaggiava offuscato lungo internet, arrivava al router di destinazione, questo diceva: oh, mi arriva, a livello rete, con gli indirizzi IP della mia sede remota dall'altra parte, oh, mi arriva crittato, io so decrittare il traffico presente a livello 4, 5, 6, 7, toglievo il livello 3 bis, iniettavo il traffico nella mia rete locale e il gioco era fatto. Perché la morale della favola sui normali VPN è quello di lasciare comunque all'oscuro sempre gli utenti finali. Gli utenti finali non devono mai accorgersi che in mezzo c'è una VPN. Per loro è stampare qui o stampare a 200 km di distanza la stessa cosa. La stessa cosa per due motivi. Uno, non sempre è conveniente installare su tutti i computer finali un software di VPN, sarebbe insostenibile ogni volta che si apre una filiale nuova dover passare tutti i computer dell'azienda a mappare un nuovo software. Poi effettivamente ci possono essere dei dispositivi diretti in cui non è possibile nemmeno installare questo software. Pensate a piccoli dispositivi IoT, terminalini abbastanza chiusi, quelli non posso mica installarli quello che voglio. Quindi tutte le varie interventi di crypting, offuscamento del traffico, devono essere fatti da altri. Il tunnel mode prevede il fatto che io ho gli indirizzi privati, quindi se voglio far sopravvivere il mio traffico di rete privata passando per internet, questo deve essere trasportato da un livello 3, quello più basso, il 3, non nel bis, nel ter, in cui gli viene vestito con gli indirizzi IP pubblici, in modo da poter partire dal router della sede A e pubblicamente raggiungere il router della sede B. Naturalmente porta un traffico criptato, qui dopo tutta la sua navigazione, ecco che nel livello ter c'è un ulteriore livello 3. Quindi qua vedete che la nostra pila ISO OSI è 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Se già così mi fa venire il mal di pancia, l'OpenVPN fa di peggio. Perché? L'OpenVPN, nella modalità TUN, può trasportare dei pacchetti IP. Quindi qualcosa che ha indirizzo IP sorgente e destinazione. Pacchetti IP, IPv4 o IPv6. L'OpenVPN, a differenza dell'IPsec, non è a livello kernel, non è gestito dal sistema operativo. L'OpenVPN è un programma qualsiasi, che lui si prende il suo traffico, che viene visto come un normalissimo servizio, come esisteva, come vi ho fatto l'esempio di prima dell'HTTP e l'HTTPS. L'OpenVPN di solito funziona a livello 5 come una sessione, che si appoggia su una porta che è quella di default standard, è la 1194, anche se nessuno usa la 1194, c'è un motivo, e viaggia con un protocollo di tipo UDP. Una volta che io faccio arrivare questo bel traffico fino alla mia applicazione OpenVPN, questo si arrangia a prendere il traffico, chiavi, scartarlo, crypt, decrypt, eccetera, eccetera. Poi se ritrovo con un pacchetto in mano, però è un programma, cosa se ne fa lui di un pacchetto in mano? Deve ripassarlo al kernel. Deve ripassarlo al kernel e dice: ok, kernel, ho un qualcosa di rete da te, devo dartelo, che poi tu lo spari nella rete locale, al tuo host stesso se sei tu il destinatario, devo rimetterlo dentro. Questo tipo di reimmissione da parte del programma verso il kernel della macchina avviene attraverso un'interfaccia che si chiama TUN. Questa interfaccia TUN di solito compare quando si configura un OpenVPN. Addirittura c'è il driver anche per esempio per Windows, in cui viene creata l'interfaccia TUN e TAP proprio per appoggiarsi o l'OpenVPN o qualche altro tipo di meccanismo che voglia estrarre o mettere dentro alla rete di protocolli, ma come fosse un programma in Italia. Anche se TUN e TAP è un qualcosa che è nato con il kernel Linux. L'OpenVPN hanno voluto fare le robe in grande, perché mentre TUN veicola qualcosa che viaggia a livello 3, quindi pacchetti IP o IPv4 o IPv6, con l'OpenVPN in livello TAP addirittura io posso simulare in tutto per tutto uno spezzone di rete Ethernet.
Quindi io posso anche fare dei giochi veramente cattivi in cui la mia macchina Linux, per esempio, congiunge con un bridge. Il bridge è praticamente la voce in stampatello della parola switch, diciamo così. Metti in bridge uno spezzone fisico di cavo con questa VPN, ecco che io riesco a prolungare la mia rete Ethernet con tutti i protocolli che possono viaggiarci dentro senza nessuna distinzione, fino a chissà dove, dall'altra parte con un meccanismo simile, ricongiungerlo e farti passare tutti i protocolli che prevedono un protocollo a livello 2, quindi non solo IP. Vogliamo mettere il vecchio IPX, SPX di Novell, vogliamo metterci il NetBEUI, vogliamo metterci qualsiasi roba strana, una chiamata di DHCP, passa. L'OpenVPN si presenta come traffico verso internet nello stesso modo, poi quando lui dice, ehi, non ho più un pacchetto IP da darti kernel, ho una trama Ethernet da affidarti, da mettere dentro in rete a quel livello, oppure da ricevere, da incartare e da spedire da un'altra parte. Allora, qui ho fatto due errori nel fare questi schemini qua, poi guarda caso gli errori sono successi a proposito. Vedete che questo normalissimo foglio di calcolo di cui ho fatto le schermate, le foto, ho lasciato con il copia e incolla l'accesso al media della parte sinistra e diverso l'accesso al media della parte destra e poi mi sono dimenticato la selezione sul livello trasporto. Mai non fu così azzeccato quel tipo di errore. Perché? Perché attenzione, l'accesso al media che si fa nella parte sinistra riguarda il nostro pacchetto già criptato che viaggia su internet. Spesso lo dico anche a molte persone, noi in realtà siamo malati di due cose, siamo malati di IPv4 e malati di Ethernet, pensiamo che tutto funzioni con sta roba qua. In realtà internet, l'Ethernet sì, ce l'ha, ma fino a un certo punto, poi ci sono protocolli proprietari, sempre meno per fortuna, ci sono protocolli di raggruppamento, protocolli di connessione diversi, pensate per esempio a una connessione di tipo VDSL, la famosa FTTC, quella che viene venduta a fibra poi ti arriva al rame, il router ti arriva con un protocollo che si chiama ATM, quell'ATM prevede, addirittura non si chiama un protocollo ATM perché ho visto qualcuno diceva faceva il dedicato, è un'architettura ATM, prevede un livello fisico di accesso al media totalmente per i fattacci suoi, che è quasi simile al frame relay delle vecchie CDN di cui dicevo prima. Veicolo il mio traffico e mi presento lì. Attenzione quindi che poi io, incapsulando dentro uno spezzone di Ethernet, posso virtualizzare proprio una tecnologia, l'Ethernet di cui noi siamo ampiamente abituati a utilizzare, il cavo 8 contatti, router, switch, eccetera, eccetera, anche con tutto quello che non è Ethernet, quindi anche attraverso, non so, una connessione telefonica, una connessione UMTS, avanti così. Proprio a servizio di tutte quelle macchinette, quelle tecnologie strane che non possono usare un protocollo di VPN, viaggiare indipendentemente, che hanno bisogno di sentirsi trasportati da una tecnologia semplice come Ethernet, che è stata progettata, più che semplice, diffusa. Il fatto di avere sottolineato e evidenziato il livello di trasporto, invece, è una cosa un po' più delicata. Allora, quando si pensa di imbastire un tubo, diciamo, un canale su internet di un traffico, l'esempio del server web di prima, in cui io richiedo una pagina al server e questa mi viene restituita, oppure faccio una chiamata DNS e mi viene restituito la binata indirizzo IP, io devo scegliere principalmente tra due famiglie di protocolli, i protocolli connessi e non connessi. Questa è una roba un po' più delicata. La faccio un po' breve. Sulla normale pila ISO-OSI, l'unica cosa che si può decidere, parlando di Ethernet, di IPv4 e di normale navigazione con i protocolli soliti che siamo abituati noi, siamo abituati ad avere protocolli o TCP o UDP. TCP connesso, UDP non connesso. Spiego un po' cosa vuol dire connesso o non connesso. Connesso vuol dire che quando io porto una pagina web, non è che posso saltarne due pezzi, perché tanto va bene lo stesso. Quello che io richiedo deve essere fedelmente riportato al client. Guai se non arriva tutto.
I meccanismi che mi garantiscono che se mancano pezzi mi vengono chiesti di nuovo e quindi vengono negoziati con tutti i carismi del caso, che ci sono delle tecniche abbastanza sofisticate, sono nel livello di trasporto e si chiama TCP. Ha un sistema a richieste, di consensi, è arrivato tutto, sì, manca questo, sì, te lo rimando, eccetera, eccetera, e a livello 4. Così il nostro bel Firefox, il nostro browser, non deve mica fare la richiesta, aspettare, ridomandarla, no, demanda al sistema operativo tutti i compiti che tutti i pezzi gli arrivano interi. Se no, se ogni applicazione deve farsi anche tutti i suoi meccanismi, tutti i programmi sarebbero molto più complicati. D'altra parte ci sono dei protocolli invece che non sono connessi. La chiamata DNS, per esempio, non avviene con questo meccanismo. Faccio la chiamata, non va a buon fine? Va bene, non è un caso che nelle configurazioni di solito si indicano più di un server DNS. Perché? Perché io faccio una chiamata al DNS 1, risponde, vabbè, non sto mica lì a insistere, domando al secondo. Quindi è un meccanismo in cui domando a uno all'altro che non può essere gestito nei primi 4 livelli. Deve essere gestito dal mio browser che fa la chiamata DNS a livello applicazione, a livello 5, 6, 7. Addirittura i software peer-to-peer, pensate, non so, Torrent o qualche altro, se lui non riesce a scaricare un pezzo da un proprio partner, lui scarica da un altro ancora, fa il mix, quindi deve gestire con delle intelligenze molto sofisticate a livello applicazione l'approvvigionare e dare consensi da una parte all'altra con tutti i vari partner in cui è collegato per poter scaricare o donare i suoi contenuti. Spero di non aver fatto troppi salti mortali. Il PTP, una bestia nata male, morta peggio, ma era stata progettata bene. Il PTP riusciva a fare bene il suo dovere facendo forse la cosa che all'epoca era la più saggia in assoluto, decidere di offuscare il traffico a livello 4. Quindi prevedere che io faccio viaggiare il mio traffico 1, 2, 3 verso il basso fino a livello rete con gli IP pubblici. Poi avevo un protocollo a livello 4 che diceva, io sto nascondendo alto traffico IP, riesco a far viaggiare il rimanente pacchetto IP 3, 4, 5, 6, 7 offuscato in internet in chiaro sulla mia rete, passando attraverso quel protocollo lì che dopo le varie negoziazioni è il protocollo 47, si chiama GREC. E anche qui vedete ho 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Il fatto di aver prima anche sottolineato diversamente il trasporto 1 e il trasporto 2 fa venire in mente una piccola riflessione. La mia VPN è giusto che sia un traffico connesso o non connesso? Qua di sotto via gli uni, finché non arriva. Allora io dico, ma ragazzi, se il traffico che io devo trasportare non ha bisogno di essere connesso perché è una chiamata DNS, perché devo obbligarlo a esserlo io dal momento in cui lo trasporto con una VPN? Non ha senso. Quindi, in tutte le varie transizioni, in tutte 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, in tutte le varie duplicazioni di livelli, è bene che sia previsto che ci sia un solo protocollo connesso, se ce n'è bisogno. Perché se io faccio un protocollo connesso più in basso, automaticamente garantisco il traffico sopra. Quindi rimbastire di nuovo nuovi meccanismi di sicurezza a livello superiore sono del tutto inutili. Poi in realtà l'OpenVPN vi permette di fare le VPN in UDP, in TCP con le peggiori porcate, perché? Per nascondere il traffico ai vari gestori internet che, non so, vi filtrano e dicono se fai del traffico su porte strane in UDP vuol dire che usi robe strane, ti mettiamo il traffico a bassa priorità, te le facciamo andare. E allora cosa fa il vigliacco programmatore di VPN? Nasconde il suo traffico e la fai viaggiare a destinazione sulla porta 80 in che non è HTTP, è un traffico TCP. Il router stupido, il profilatore dice no, questo qua è traffico web, bisogna che l'utente scarichi bene i suoi filmetti, i suoi casini vari, e quindi lo lascia passare via dritto. In realtà mi fa andare bello dritto felice la mia VPN. Quindi purtroppo tutte le sporcherie che si fa per fare tutti i vari tipi di mascheramenti e regolamentazioni del traffico hanno proprio compimento con le VPN. Difatti la VPN di OpenVPN in porta 1194 non viene mai usata, perché se uno è in una ditta, in una scuola, in un ente e non vuole che vengano usate le VPN, perché per la maggior parte dei casi vuol dire avere la necessità di fare quello che tu non mi lasci fare come sistemista,
viene fatto in una porta conosciuta, quindi io trancio lì e impedisco che venga attuata la VPN azionata da una persona, diciamo, non proprio pienamente consapevole di questa tecnologia. Eccole qua, gli ho messo un po' a confronto vantaggi e svantaggi, vediamo così. Beh, l'IPsec in spazio kernel, l'VPN in spazio utente, questo è un svantaggio, livello 3, livello 5, livello 4, e si possono fare anche ulteriori riflessioni, il supporto per l'IPv4, l'IPv6, l'incluso combinato. Ecco, una cosa che l'IPsec vi farà sempre dannare all'impossibile è nel caso voi abbiate la terminazione dell'IPsec che è dietro un altro router che fa il NAT. Ecco, configurare quella lì, rognoso col NAT, scritto proprio, è una caratteristica non tanto perché fa fatica andare, ma perché quando lo si configura o si ha quell'attenzione specifica nel mettere a posto i parametri, oppure si va lì a perdere tempo e basta. L'OpenVPN sembra essere bello, espandibile, tutto, però essendo in spazio utente e dovendo continuamente colloquiare dicendo ho una roba, te la passo al kernel, ho il kernel, te la prendo, e accumula un forte consumo di risorse da parte del computer. Quindi dal punto di vista del flusso di dati risulta essere attualmente il più usato, il più bello, però il più inefficiente, quello che vi dà più consumo di CPU e quello che vi dà prestazioni anche più scadenti. PPTP è stato messo bene, però i protocolli che a suo tempo Microsoft ha scelto per implementare, non dando quel certo tipo di espandibilità, lo hanno condannato a diventare obsoleto, non più utilizzato e addirittura sconsigliato da chi l'ha creato a suo tempo. Beh, penso ai begli anni anche il PPTP, l'IPsec, l'OpenVPN è un po' più giovane, però adesso è arrivato WireGuard, siamo arrivati finalmente a WireGuard, vi ringrazio della pazienza di aver ascoltato tutto questo chiacchieramento, però se non facevo questa introduzione non riuscite a capire perché adesso è così bello WireGuard. Allora, intanto il progetto è iniziato nel 2015, e è arrivato ufficialmente nel kernel, è stato ammesso nella famiglia del kernel Linux, cioè viene qua il protocollo, sei tra noi, può essere usato da tutti nel 2020. La sua forza è nella GPL versione 2, cioè il fatto di dire è un codice aperto, tutti possono verificare cos'è, come funziona, ed è abbastanza compatto perché si stima, adesso con le varie evoluzioni, tutti parlano delle famose 4.000 righe di codice, quindi implementare WireGuard sono circa 4.000 righe di codice, che per i progetti che girano in tiro sono un numero abbastanza contenuto di righe. A me fanno paura 4.000 righe di codice, però insomma per chi è del mestiere dicono ah, solo 4.000 vuol dire che è stato scritto compatto, meno robe ci sono, meno possibilità di avere problemi ci sono, e quindi di conseguenza anche un certo tipo di robustezza. L'hanno studiato in modo che sia possibile usarlo sia a livello kernel, ammesso nel kernel, oppure anche a livello utente. È stato implementato in linguaggi diversi dal C, cioè il Go, Rust, ci sono altre cose, per farlo funzionare a livello utente. Noi questa sera non tratteremo questo caso specifico, però giusto per darvi l'idea, vi spiego come proprio io sono venuto a conoscenza di WireGuard. Una volta, proprio per prima delle vacanze di Natale, per prepararmi un po' con le lezioni dei miei alunni, avendo la necessità proprio di dire vediamo che solito NordVPN, il VPN di Avast, i vari prodotti commerciali, vediamo se c'è una soluzione che poggia sul software Linux, mi sono imbattuto in Mozilla, che Mozilla Foundation offre anche lei la sua soluzione VPN, inteso come sono qua ma è come che navigassi dal Messico, quella funzionalità, quel VPN service specifico. E ho cominciato a leggere, tariffa, sì, ok, vogliono soldi come tutti, giusto così, perché insomma devono mettere sui server da qualche parte, i server consumano energia elettrica, a pedali i criceti non ce la fanno, e basato su WireGuard, ho detto, oh, interessante, se Mozilla Foundation per fare una roba del genere sceglie un protocollo così, ci sarà un perché, andiamo a scavare, e insomma ho scavato bene, secondo me, insomma, adesso vi dico. Vediamo un po' le caratteristiche che fanno WireGuard una cosa studiata recente, attuale, e quindi per venire incontro anche alle tipologie di traffico che sono quelle che sono le nostre esigenze. Allora, è basato su una crittografia asimmetrica. Gran parte dei protocolli di prima
funzionavano o a chiave simmetrica, quindi vuol dire che io ho una chiave e devo darla anche a te uguale identica. Già il passaggio di consegnarla per qualcuno potrebbe essere una scommessa di sicurezza. Ci ho sentito qua, sì sì, te la metto su una pagina web del sito aziendale. Schiamato, cioè te la scaricano tutti, eppure qualcuno è riuscito a dire una roba del genere. Con l'architettura simmetrica vuol dire che io mi arrangio a crearmi il mio accrocchio e posso pubblicare a tutto il mondo la mia chiave pubblica, ma finché io tengo la mia chiave privata, le connessioni che mi arrivano criptate con questo modo, posso decodificarle solo io. E quello è il gran vantaggio della crittografia simmetrica. Mi ha stupito il semplice modo per creare le chiavi. Ok? OpenVPN ha il suo metodo per creare le chiavi che ancora mi sta lasciando in panne, perché il mio centro delle VPN, con cui collego il computer del suocero, il computer di scuola, il computer di là, una volta era a casa mia. Poi ho deciso di comprarmi un hosting in Germania, poi lo vedremo perché adesso è la base delle mie VPN. Cosa ho fatto? Ho trapiantato tutto il meccanismo delle chiavi di OpenVPN sul nuovo hosting. Oh, non sono più firmareggiare, niente, non c'è da fare, non riesco più a fare il meccanismo delle chiavi con OpenVPN. Per cui fino a dicembre scorso ero costretto a ricrearmi sempre le chiavi a casa mia, trapiantarle di là, abilitarle, macello. Okay. Poi di fatto il meccanismo di creare le chiavi prevede il fatto che io come server creo tutto e poi consegno comunque le chiavi dall'altra parte all'attore che si collega da me. E questo è comunque un meccanismo di debolezza, perché se uno mi buca il mio server, io che ho lì tutte le mie chiavi, si cattura anche le chiavi che sono dall'altra parte e quindi mi frega lo stesso. Qui invece il modo di creare le chiavi è talmente semplice che l'utente che deve collegarsi si arrangia, è proprio una righetta che poi vi mostrerò, si arrangia e mi spedirà solo che la pubblica, che è una robetta così. Questo meccanismo è abbastanza semplice, per cui io non sono nemmeno interessato né a conservare, perché non voglio, né a avere spiegazioni di che chiave privata ha la mia controparte. Mi dà la pubblica e sono a posto. Comunque anche la possibilità di impostare anche una chiave simmetrica aggiuntivo, questa i gestori del protocollo la chiamano una certa quantum resistance, che è una roba megalitica, che dicono, beh, se un domani quei computer quantici avessero una quantità di calcolo veramente pressante, che loro mi martellano la mia VPN finché me la fanno creare con brute force, con questa chiave ecco che gli rendo un po' la vita un po' più difficile, perché invece di scassinarmela in due giorni me la scassinano in cinque. Non è una grande proprio scommessa, però insomma, piuttosto di niente, meglio piuttosto. Ecco, questa è la parte più triste, nel senso, questi sono i protocolli su cui si basa WireGuard. Lo stupore che vedo nei vostri occhi è lo stesso mio, e quando li ho visti, qual è questa roba, chi li ha inventati, queste sigle che non riconosco. Ciaccia 20, sembra un ballo Elisio con l'orchestra. Ok? Infatti ho detto, qual è questa roba? Infatti uno scopre, se uno va a approfondire, che sono stati inventati quasi sempre, sono varianti di altra roba, personalizzati dalla stessa persona che poi ha collaborato col creatore di WireGuard. Di solito uno, quei altri protocolli, sente SH1, SH256, l'MD5, eccetera, GPG, qua mi sembra una roba strana. Queste qua sono tutte personalizzazioni di protocolli studiate appositamente per rendere robusto il WireGuard, ma robusto e anche prestante. Adesso non mi ricordo più quale. Dovrebbe essere la poli 1350 o la X25519, sono proprio le specifiche che adesso vanno di moda, che sono proprio basate sulla crittografia di tipo ellittico, cioè quello di usare un meccanismo di tipo geometrico, di disegnare su una curva delle corrispondenze iniettive, insomma un casino matematico che però è tanto prestante, efficace e sicuro, proprio perché uno che osserva il traffico da fuori non ha una corrispondenza come sono potrebbero essere gli altri protocolli per poter avere una base su cui cominciare a fare un attacco di tipo brute force per fregarmi i dati. Allora, sicuramente i vantaggi di WireGuard sono la latenza veramente bassa. Adesso mi sono dimenticato, me ne scuso, di fare qui un estratto del PDF da un ente terzo che ho confrontato le VPN, e si vede chiaramente l'OpenVPN che ha una latenza che sembra un tir con rimorchio. Abbiamo poi l'IPsec che è il furgone, ci siamo, e poi abbiamo WireGuard che è la Twingo praticamente. E i tempi di latenza che ho sperimentato anch'io nei collegamenti, per esempio da casa mia a scuola, prima con l'OpenVPN
quando si parte soprattutto da una riga di comando si nota quella famosa fastosità, cioè scrivo, poi attendo e leggo, scrivo, attendo e leggo, che è tipico delle sessioni a distanza. Quando sono migrato a WireGuard scrivevo e dicevo, cavolo, sono in rete locale, adesso casa mia sono anche messo abbastanza bene, che ho una rete a 100 megabit FWA, la scuola gli hanno regalato lo Stato la fibra perché col lockdown hanno regalato una valanga di cose, quindi siamo messi bene. Però la sensazione della latenza bassa, secondo me, è proprio il punto vincente di questa tecnologia. Faccio notare che la latenza bassa al giorno d'oggi vuol dire proprio quei servizi a cui noi stessi non siamo più abituati a fare a meno. Mi viene in mente che una volta, quando uno faceva le telefonate a distanza, era consapevole che parlava e prima di avere la risposta doveva aspettare 2-3 secondi. Adesso, se guardate anche i telegiornali, gli stessi giornalisti che hanno quei media supersonici non sono nemmeno più educati nel gestire correttamente la latenza. E allora va tutto bene, mi senti? Non sono consapevoli che prima di aspettare che parli l'inviato da New York possano passare che i 2-3 secondi, che soprattutto i mezzi digitali con i vari buffering amplificano ancora di più. Leggerezza computazionale, questo non è da poco. Io ho notato che quando ho sostituito la mia OpenVPN con la mia WireGuard, il mio piccolo serverino domestico, quando fa il backup di tutta la roba del server su in Germania, invece di star lì al 65% durante tutto il tempo di backup, mi va intorno al 25%, e quindi gli altri sono tutti risparmiati. Quindi ho fatto anche proprio sperimentalmente questa leggerezza che mi è naturalmente sia sul mio serverino, ma avrò anche dall'altra parte, nella mia controparte. Che questo riguarda proprio anche la percezione della velocità, perché la velocità è un conto, ma la percezione della velocità, quindi la risposta, è un qualcosa con cui uno, diciamo, riesce anche a fregare le persone. Uno dei vantaggi è soprattutto pensare, poi vi mostrerò la pila ISOSI come viene distrutta dal WireGuard, io me la ritrovo come fosse un normalissimo flusso di dati UDP. E questo vi dà la possibilità, se siete dietro un firewall, se siete dietro un router, se dovete deviare il traffico della vostra VPN, non di dovervi dire la PPTP, è il protocollo GRE. Oddio, chissà se il mio router mi lascia reinoltrare il protocollo GRE al posto che la porta TCP UDP, oppure IPsec, no, non mi fa andare il protocollo SP, devo usare l'IC2 che mi passa in un... No, questo è un semplice flusso UDP. Se ho bisogno di deviare la mia VPN, faccio come una qualsiasi port forwarding del mio router, dico la porta 1234, spara da là e quella là, va senza problemi. Kernel Space è particolarmente prestante perché è un modulo dentro il kernel. L'interfaccia viene vista come la punto punto. Ecco, questa è la nostra terza malattia. La prima era pensare che sia tutto Ethernet, la seconda pensare che sia tutto quanti IPv4. La terza è proprio quello di dire le punto punto so che esistono ma non so come funzionano. Questa è l'altra faccia della medaglia del pensare che tutto quanto sia Ethernet. Le interfacce viste come punto punto permettono di fare, dal punto di vista delle configurazioni, quelle piccole sottigliezze di configurazione che a volte vi salvano la vita e vi semplificano la vita. Caso specifico che si può implementare anche qua con WireGuard, ma si può fare anche con l'OpenVPN, è che io non sono obbligato ad avere due indirizzi IP a parte una classe di indirizzi come indirizzi di VPN, del canale VPN, ma posso solo far figurare la mia configurazione solo con gli indirizzi della sede A e della sede B, ok? E questo poi significa semplificare le regole di firewall, semplificare la gestione degli accessi, semplificare tutta una serie di dinamiche per quello che è la configurazione di una rete. Ormai anche le reti piccole hanno le loro esigenze di configurazione a questi tipi di livelli. Naturalmente non sono solo che rose e fiori, guardando anche i suoi svantaggi. Allora, la prima difficoltà che ho avuto io è quello che necessita di un kernel Linux abbastanza recente, un 5.6 minimo. Poi qualche backport è comunque disponibile. Questo vuol dire che tutte le macchine che per chirurgia avevo lasciato a qualche versione vecchia di Debian, qualche sistema operativo, ho detto, ahimè, se voglio la VPN con WireGuard, devo mettermi lì e aggiornarle. Se non avete un kernel di quella cosa lì, WireGuard a livello kernel con la configurazione site to site che voglio io, non mi va. Naturalmente, se io uso dei programmi tipo la VPN di Firefox o altre cose che mi usano WireGuard a livello utente per conto suo solo su un applicativo, non c'è nessun problema.
però se voglio usarlo col kernel, con la rete per congiungere sede A con sede B, no. E qua mi dispiace, sono stato un po' criptico. Cambio di indirizzo di endpoint necessita risincronizzazione manuale. Ecco, questa l'ho scritta male, ve la spiego meglio adesso. Questo significa che non è particolarmente adatta per il famoso computer portatile che se ne va in giro e che quindi potrebbe essere prima attaccato alla VPN della stazione, grazie mille, scusami, poi mi sposto e attaccato al wifi del treno, poi smonto e arrivo a casa. In tutti questi passaggi, se io cambio rete e quindi cambio indirizzo IP con cui mi presento, per ora, io spero che ci diano una regolata, o meglio un adeguamento, una parametrizzazione come è presente in altri protocolli come l'OpenVPN, ogni volta che io cambio indirizzo pubblico, il traffico che mi arriva dall'altra parte viene disconosciuto, c'è l'interruzione e quindi ho bisogno di dire devi ricominciare a rinegoziare la cosa. Questa è una cosa che ci sono persone che hanno fatto anche dei piccoli script basati su un timeout, dicono se vedi che non passa più traffico, che doveva esserci una specie di watchdog, insomma, traffico di watchdog, cioè provo, se non risponde allora agisco, fanno un reset dell'interfaccia e quindi viene rinegoziato il collegamento e funziona. Però per adesso questa cosa... Stiamo parlando del key switch, nel senso nel momento in cui non c'è più la connessione... Sì, nel momento in cui io... l'applicazione in modo che non vada più chiaro? No, in modo che lui si presenta con diverso indirizzo IP, lui era abituato a criterio secondo un certo modo, non capisce che deve rinegoziare il traffico. Secondo me è una cosa che abbastanza... parlo da ignorante comunque perché non sono andato così di fine, non dovrebbe essere così difficile, però resto sempre dell'opinione, se hanno deciso di farlo così ci sarà un perché e poi lo scoprirò. Però per adesso, come utilizzo di macchina volante, la chiamo così, risulta essere una scomodità, mentre per esempio l'OpenVPN, uno cambiava interfaccia, cosa succede? Può dare dei timeout specifici, non succede più, allora lui rinegozia e si ricollega. Dimmi prego. Quanto scomodo? Allora, se uno non ha lo script, uno... magari che uno sta facendo una sessione in terminale remoto e deve interromperla, cancellarla e ricollegarsi, gli cade proprio le connessioni che sono attive in quel momento. Da un posto sei collegato, allora riesco a andare in un altro posto, basta che faccia la rinegoziazione, lasci fermo lì tutte le cose che stavo mettendo, tutti i vari protocolli, e allora se faccio la rinegoziazione in poco tempo poi continua a non funzionare. Se lascio passare un po' di tempo che i vari protocolli a livello superiore vanno in crisi, si inceppano, continuano ad accumularsi tentativi di riconnessione, a un certo punto implodono su loro stessi, vanno in time out e ti tocca rifare tutto da capo. Sinceramente non so se la fisseranno, se l'hanno voluta, perché mi sembra anche strano che siano caduti su una roba che sembra così, magari è una percezione mia o è un utilizzo che non è fatto secondo un modo di usare la VPN, mi sembra strano. Allora forse è stato fatto per la sicurezza, deve essere, non è automatico. Però si può conciliare la sicurezza con la rinegoziazione, perché l'OpenVPN questo meccanismo lo ha aggiustato benissimo, c'è il keep alive, calibra tot secondi e va. Qua vi lascio un bel punto di domanda in carico per la cosa. Ecco, nei svantaggi ho messo sempre anche kernel space, interfaccia vista come punto a punto, sia nei vantaggi che nei svantaggi. Proprio perché avere una roba in kernel space non sempre è un bene. L'IPsec, soprattutto nel passato, molti lo considerano un male, perché quando ha avuto le falle di sicurezza e la gente si è messo lì e hanno avuto controllo dell'IPsec, dove erano? Erano dentro il kernel della tua macchina e quindi potevano razzolare e fare quel cavolo che volevano, soprattutto nei kernel vecchi che non avevano quei meccanismi di autoprotezione tra i vari moduli dentro il kernel stesso. Quindi se tu mi buchi la mia VPN non nel traffico ma nella modalità di gestione, sei dentro il mio computer. Con l'OpenVPN, che è un programma a livello utente, questo è un problema che non sussiste. Tu mi sforaggi l'OpenVPN, va bene, c'è un qualcosa a livello utente che è delimitato, che fa solo quella roba lì, che è in crisi, ma questo non va a intrufolarsi, a mettere le mani sul resto del mio sistema. Però a scapito delle prestazioni. Ecco perché l'ho messo sia nei vantaggi che nei svantaggi. Svantaggi, interfaccia vista come punto punto, se uno non sta attento a configurare per dovere gli indirizzi IP delle punto punto e capisce il reale funzionamento delle punto punto perché è ammalato di Ethernet, o si fida che tutto va bene ma non capisce perché, oppure deve dirsi no, devo cambiare il modo di pensare le mie interfacce,
e devo capire come funziona il punto a punto, ma dopo eventualmente, se qualcuno voglia, proveremo a fare qualche esempio. Che orario abbiamo fatto fin adesso? Sono andato troppo lungo? 10:10. Perfetto, ci siamo. Eccolo qua! Ho deciso di smontarla così. Non so se ho fatto bene a smontarla così. Perché, per esempio, non so se ricordate, per l'IPSEC avevo messo la crittografia sopra il livello di rete. Sull'IPTP l'avevo messa sopra al posto di livello trasporto. Qua l'ho voluta accostare, metterla di fianco al livello 4 e 3. Perché? Perché un kernel, un qualsiasi dispositivo che non sa cos'è WireGuard, tratta quel famoso traffico, quel flusso UDP di cui vi ho parlato prima, come un flusso qualsiasi, come fosse un flusso multimediale, una chiamata SIP, un DNS, quindi lo lascia passare attraverso. Quando voi siete su un kernel che sa gestire il protocollo WireGuard, dal momento in cui ti arriva e ti arriva una certa porta, perché tu dici WireGuard, sei in ascolto su quella porta specifica, allora viene intercettato, è il kernel stesso che me lo gestisce e me lo fa funzionare e automaticamente mi trasporta, rete, trasporto, sessione, presentazione, applicazione, un pacchetto IP completo dello strato superiore. Quindi ho fatto questo doppio spostamento proprio per sottolineare questo WireGuard, essendo nel kernel, non lo mette come un livello in più, ma lo mette come un intercetto il mio traffico sul trasporto in rete. Dal momento che l'intercetto, ecco che faccio saltare un passaggio, lo tratto direttamente a livello kernel come fosse un instradamento, quindi riesco già a giocarmelo con i suoi indirizzi IP che sto trasportando e poi tutto il resto dei livelli della pila ISO. Esempi? Facciamo gli esempi. Allora, qua sono su in Germania, va bene, dai. Sto usando una macchina che è basata su Debian. Basata su Debian, quindi vuol dire che le cose che vediamo adesso sono sicuramente applicabili, quindi anche su Ubuntu, Mint, derivate varie, e sicuramente anche su quelle basate su Red Hat e altre cose avranno una cartella simile, quindi non ci sarà una differenza di fondo madornale. Qua si è già inceppata, che bello, ah no. Non mi sta volendo bene. Perché? Anche qua mi è disconnesso. Sta boccheggiando. Ok, allora, vi faccio vedere innanzitutto come crearsi le chiavi. Le chiavi sono da 32 byte, sono un dato binario puro. Siccome maneggiare il dato binario puro, quindi poter avere caratteri non stampabili, robe che non sono proprio comode da fare copia e incolla, vengono gestite da WireGuard facendo la codifica base 64. Base 64 è una robetta semplice. No, chi ha mai visto base 64? Claudio. Se io faccio Claudio in base 64, io scrivo sta brutta roba qua. Vedete, cos'è sta roba qua? È Claudio, avendo la garanzia che tutti i caratteri che gli ho dato in pasto, se non erano stampabili, lui mi ha fatto diventare stampabili. Quindi l'uscita di un base 64 userà solo caratteri che sono stampabili, quindi lettere, maiuscole, minuscole e numeri. E al massimo qualche segno di interpunzione ogni tanto. Naturalmente io, una volta che ho sta roba qua, questo non è un semplice meccanismo obiettivo, quindi io posso benissimo avere questo dato qua, per decodificarlo, eccolo qua, lo decodifico, lui si prende quelle robe lì, se le riscarta di nuovo e fa di fuori un nuovo Claudio. VG è il comando per gestire il tutto con WireGuard. Tanto, troppo forse. Naturalmente manvg vi dice vita, morte, miracoli, cosa faccio, cosa non faccio, show, interface, vediamo una roba alla volta. Cominciamo con genpsk, eccolo qua. Con genpsk lui ha creato un numero a casaccio,
da 32 byte e lo ha codificato in base 64. Okay? Adesso io faccio la stessa prova di prima. Scusa, pronti? Nessun problema. Uguale perché per convenzione sua. Sapere se era un caso. No, no, tutti, domanda più che opportuna. Tutti i base 64 di solito finiscono con un uguale, una specie di marcatore di fine. Ecco, vedete che in realtà questi byte sono questi qua, però sono dei caratteri non stampabili. Per vedere cosa realmente sono sarei costretto di fare next dump-c. Eccolo qua. Sono 6ABB2C5DF, numeri veramente. Questa è la vera chiave espressa in esadecimale, okay? Che io quindi a partire dal base 64 ho decodificato, l'ho dato in pasto a questo elaboratore in esadecimale, invece di stamparmi qua gli sghiribizzoli strani o non stampabili o non applicabili, lui mi fa vedere l'esadecimale. Questa è la mia chiave. 1, 2, 3, 4... No, allora, questa PSK è la chiave simmetrica, quella precondivisa, quella per il quantum resistant. Questa è la chiave simmetrica che serve per dare più robustezza al mio meccanismo nel caso di attacco di brute force. E questa chiave, comunque vedete, dal momento in cui io la genero così, dove l'ho generata, che non mi ricordo più, anche l'ho generata qua, la prendo, la copio, sono sul terminale dall'altra parte mia, oppure la invio in maniera anche abbastanza grossolana. Gen PSK per sì, quello. Sì, sì. No, VG, Gen K. Allora, tanto da VG, Gen PSK e genero questa chiave qua e dico, ce l'ho io e la stessa devi avere anche tu nel stesso parametro. Gen Key mi genera una chiave privata, che anche qui non è che sia diverso del PSK, mi genera comunque una roba abbastanza a caso. Di solito mi è utile fare cosa? Dire, la gen key devo memorizzarmela da qualche parte. Io per esempio adesso con la redirezione dell'output, qua per stare attento non far casare, scusatemi, VG lugv private.key, ok. Qua mi sta minacciando di morte, dicendomi che il file non ha i permessi adatti, però io ho meglio VG lugv private.key, è una convenzione mia con cui ho chiamato questa chiave. Adesso, siccome dopo butteremo via tutto e non siamo in pericolo, posso mostrarla in pubblico a tutti. Ok, una volta che ho questa chiave qui, dalla sua chiave privata posso dedurre quella pubblica. Per dedurre quella pubblica devo visualizzarmi la chiave pubblica, privata, scusatemi, e darle in pasto a VG pub key. Questo è la direzione dell'input, vuol dire che VG pub key ha bisogno che ci sia un input, mentre gli altri non avevano bisogno di input e mi sputavano fuori una chiave, invece qui devo dargli in pasto la mia chiave privata e lui mi vomita fuori la chiave pubblica e giustamente mi dà sempre la stessa, se no il meccanismo non funziona. Una volta che io me la ottengo, VG lugv public e la sparo dentro al meccanismo in modo da avere i due file VG lugv private e VG lugv public che sono lì a posto. In realtà invece fa questi tre passaggi. Nella documentazione trovate una roba alquanto più disgraziata, ma più compatta, basta semplicemente capirla. Io ve la propongo così. E adesso vi la spiego però, perché sennò è il ripasso di shell questa, vero? Public.key. La metto tutti nella stessa riga così si capisce meglio. Eccola lì. Ci sta giusta, giusta. Allora, VG key, gen key crea la chiave privata. Allora, T è un comando abbastanza insulso, però qui si calza. Per me, cosa fa T? T ti scrive un file, quindi quello che lui riceve come standard input, quello che lo riceve in ingresso, te lo scrive su questo file, però lo ristampa anche in uscita.
lo ristampo in uscita, lo do in pasto a WGPub Key, che quindi se lo accetta per generare la chiave pubblica, e finalmente genero e metto giusto forma di file anche la chiave pubblica. Quindi adesso, dando invio, genererò una nuova coppia di chiavi in un colpo solo e il gioco è fatto. Per i non terminal addicted, che per esempio usano gli installer di altri sistemi operativi oppure usano il network manager, aggiungi connessione VPN, vediamo qua, che schifo, no, devo barare un attimo, network mana, vediamo qua cosa mi carica. VG si chiama. No. Dal momento in cui avete una wireguard sul client, qui viene fuori. Non so. Vediamo qua, modifica le connessioni. Vediamo qua, aggiungiamo. Wireguard, eccola qua. Sì. Crea. Nome interfacce, chiave privata, mostra la chiave, porta, e qua aggiungi, dai la possibilità di fare tutte le parametrizzazioni, però non mi genera la chiave. E in giro ci sono siti internet che generano chiavi in a manetta, però insomma io non mi fiderei di farmi generare una chiave pubblica da un sito e me la scarico così, però la gente sembra essere felicissima di giocare con i QR code e tutte quelle robe lì, insomma io piuttosto di quella roba lì, ecco, mi rintraccio questa qua, tanto è vero che questa righetta qua, non a caso, io mi sono fatto il mio file di configurazione di esempio, non a caso, eccola qua, sparata in alto, la mia righetta, dentro sul mio file di esempio che ho sul server, ogni volta che devo fare una nuova VPN, io questo file mi copio e qua c'è il memorandum, come mi creo questa chiave qua. Ecco, allora passiamo già appunto proprio a questo esempio. Non c'è una netta distinzione tra endpoint server e client, cioè chi resti in ascolto e dicendo c'è qualcuno si collega con me eppure io voglio collegarmi a te, non c'è questa distinzione specifica. Si può benissimo creare una sola interfaccia WireGuard che faccia il ruolo sia da server che da client. Però, soprattutto per capirne qualcosa, per chi proviene da altri tipi di VPN, è meglio distinguere le cose. Uno è meglio che ragioni prima la vecchia maniera, ci faccia una wireguard come server se deve ricevere connessioni. Se dallo stesso punto deve fare anche l'interfaccia che chiama a sua volta un altro server, è meglio che faccia un'interfaccia a parte, ognuno col suo indirizzo IP, bello, tranquillo, in modo da non confondere le cose. Anche perché certe eccezioni poi si pagano. Questo che state vedendo voi è l'esempio, per esempio, l'esempio di un file di configurazione di chi deve collegarsi a sito 1 ditta e sito 2 ditta.it, ok? Due indirizzi diversi. Allora, innanzitutto dentro ciascun file di configurazione, che sarà vglugv.conf, facciamo così, copia, example, ogni tanto si emoziona, guarda, ok, cp, example, è quello che mi mastica risorse? Il proiettore, vediamo qua, sì, ciuccia, proiettore, eccolo qua, conf.anonimo, comunque ce la farò. Vado alla cieca, è il famoso problema di latenza e di immediatezza qua, vedete come la gente soffre. vglugv.conf, eccolo qua, niente, vglugv.conf, proviamo a giocarci sopra, poi se qualcuno vuole anche fare da client, insomma, ci giochiamo. Io sono solito fare due tipi di server, di solito, i VGC e i VGS. E se guardate le documentazioni che si trovano in giro, si trovano VG0, VG1, VG2. Io ci metto già S e la C proprio per differenziare client e server, insomma. Anche se vi ho detto, uno potrebbe fare una singola interfaccia che faccia sia da client per alcune dinamiche, sia da server da tante altre.
Difatti, qua ho già sbagliato, era meglio chiamarla VGLUGV-C per dire che era un client, insomma. Allora, ci deve essere una sola sezione interface in cui indico tutti gli indirizzi che voglio abbinare a questa interfaccia. Quindi io posso abbinare uno o più indirizzi IP. Qua ci sono degli indirizzi privati di classe B snaturati o in classe C o addirittura visti come singolo indirizzo. Quindi 168. Quindi di solito personalizzo. Ecco che qui in questo punto incollo la mia chiave privata. Adesso io, sperando che Joe e la latenza della linea mi diano VG, LUV, private key, ecco, potrei prendermi la chiave. Per me, sì. Per me, e devo dichiararla giustamente in interface. Qua. Adesso naturalmente, poi attenzione, nel pre-shared key metto quella famosa chiave che ho generato col GenPSK, ne avrò una a me e una alla mia controparte. Public key, non devo mettere la public key mia naturalmente, devo farmi consegnare la public key della mia controparte, come che dall'altra parte, adesso faremo l'esempio anche di un file, basta Davis, vedremo anche un file che fa da server, dovrò mettere a attori invertiti la mia chiave privata e la chiave pubblica che io riceverò dalla controparte. La dinamica di client si vede chiaramente, finalmente è arrivata la prima key, si vede chiaramente perché è indicato un endpoint in cui io dico dove sono diritto, sito 1.dita.it, insomma, o posso mettere direttamente l'indirizzo IPv4 o IPv6 della controparte. Due punti, il numero della porta. Allora, WireGuard ha la sua porta di default, e oltre la decina di migliaia, non me la ricordo più. Obbedisco. E anche qui dico, non si sa mai che qualcuno voglia intrappolarmela, gestirmela, io uso la mia porta custom, anzi sono le porte che una volta usavo per l'OpenVPN, giusto per non destare più di tanti sospetti. Buonanotte al secchio. Ma in realtà io parto sempre dal 5100, quindi è proprio un caso fortuito. Ecco, un parametro abbastanza critico da tenerne conto, qua, dopo ti dai magari tutte queste belle cose qua, se te riesci, è il Persistent Keep Alive. Questo qua è un... Allora, Persistent Keep Alive è il classico pacchetto vuoto che si manda ogni tanto, e facendo anche l'ipotesi intanto di tener viva la connessione e poi se il mio client è dietro un router e quindi è dietro un meccanismo che fa il NAT, questo 29, io ho messo 29 perché i numeri tondi non mi piacciono, vabbè, ho messo 29 che uno meno di 30, uno, ho visto gente che mette 55 o dipende dalle esigenze, è semplicemente io ogni tot secondi mando qualcosa di vuoto, quindi ho dei router intermezzi che fanno il NAT, ecco che tengo attiva la mappatura in modo che se un traffico di ritorno il router mio non me lo butta via ma me lo fa arrivare, tengo comunque viva, e in più dall'altra parte, dopo vedremo il comando vg show o comunque a vuoto, io posso vedere tutte le connessioni che ci sono state, perché una differenza di questo meccanismo rispetto all'OpenVPN è che WireGuard non ha un'idea di identificare la sessione. Se uno guarda un OpenVPN, vede nel registro del sistema, nei file di log, in cui vede ho iniziato, adesso è disponibile, o mi sono staccato. Su WireGuard sta roba qua non c'è, c'è un rinnovo. Quindi anche sentire, avere questo tocca per darmi segnali di vita, mi aiuta, poi nello specchietto che vedremo dopo, a capire che effettivamente tutto sta andando bene e che sto avendo tutto il meccanismo che funziona. Se io vedo che un host è da 17.800 secondi che non sento, vuol dire che quello l'ho salutato da un pezzo, insomma. Questo esempio me lo sono fatto perché, per esempio, a casa mia mi collego sia verso la scuola, per esempio, sia verso il mio computer qua in Germania,
e non ho voluto fare due interfacce proprio per mostrare questo esempio qua abbastanza fetido, in cui io mi presento con due indirizzi IP sulla stessa interfaccia, però la domanda è: quando io genero del traffico che va verso o di qua o di là, quale dei due indirizzi mi usa? Non è una domanda banale, è una domanda scomoda. Di solito mi usa sempre il primo. Sono io, ecco perché me la sono messo come commento, che eventualmente, io qua ad esempio ho usato NetMap, che è una regola un po' strana, che mi rimappa tutta una classe. Però uno deve usare un meccanismo di mascheramento dell'indirizzo sorgente, il SNAT, per dire, guarda che sono, se sono diretto verso quella rete lì, è bene che mi presenti, per esempio, con questo indirizzo IP. Del tutto estraneo. Poi uno scopre che qui gli indirizzi dell'interfaccia sono dei semplici e banali promemoria. A meno che non debbano essere pingati dalla controparte, uno può farne anche a meno. L'importante è che si presenti con l'indirizzo lì, anche perché solitamente la mia identità con cui mi presento verso la ditta remota non è l'indirizzo del punto punto, ma è sempre l'indirizzo come la macchina si vede verso il resto della rete. Pronti? Questa configurazione possiamo assimilare a un client? Sì, sì, questo è un client. Sì, 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 sì. Quindi, ad esempio, quando parlavi di uno che si sposta con un portatile, eccetera, che è detto una NAT che non può controllare, magari comunque riesce a ritornare il traffico. Sì, 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 è che devi semplicemente dirgli, guarda, devi sincronizzarti perché tu stai sparando ancora il vecchio indirizzo e ti presenti con lo stesso, dall'altra parte il traffico viene disconosciuto e perché lui ha bisogno comunque di un meccanismo di risincronizzazione. Sì, perché adesso è difficoltà di proprio comprendere la NAT, cioè il fatto che lui non può entrare le porte o comunque in qualche modo riesce comunque a trovare un modo di passarlo, giusto? Cioè in questo caso qua se tu sei nel treno, vuol dire quando tu devi tappare il server, sì, però lui ti risponde e non è detto che trova un estradamento verso... Esatto, uno è quello, e dopo è perché si presenta con un altro indirizzo e loro dice, ma fin adesso mi hai parlato, finora mi hai parlato con l'indirizzo, adesso non mi ritrovo più nei meccanismi di crittografia. È una roba che sinceramente non ho ancora approfondito, è per questo che vi ho lasciato questo punto di domanda qua, perché per il fatto che lo gestisca in questo modo e finora in giro su internet abbia visto solo che dei rattoppi, sì, mi tocca lasciarvi incompleto questo tipo di argomento. Volevo mostrarvi adesso il file di configurazione di un server, cos'è qua, vgs0.conf.anonimo. Qua ho naturalmente taroccato le chiavi. Qua ho fatto il ganzo con gli indirizzi PV6 mettendo i caratteri, facendo ciao. Ah, già così, giusto per essere simpatico. Non so se avete mai notato che gli indirizzi PV6 dei server Facebook dentro l'indirizzo ci hanno scritto Facebook qua in esadecimale. Lo sapevate sta roba? No. Ecco. Ecco, sono le solite boiate che so che Claudio fa notare. Sì. E anch'io ho detto no, sono di meno, io il ciao me lo metto dentro. Chissà Google cosa fa? Lo scoprirete. Esatto. Allora, e qui è quando ho cominciato a imbastire un po' la cosa. E su sta macchina qua dovete pensare che io ho ancora l'OpenVPN, perché tanti client non li ho ancora raggiunti per convertirli. Mano a mano che li converto, ci vado dentro, imbastisco la WireGuard, con un salto doppio disinstallo uno e installo l'altra, la rimappo, dall'altra parte disattivo la rotta e abilito WireGuard per quell'host remoto lì e mi recupero l'host, tutto da remoto. E questa è una fisma un po' mia, però a differenza del client, aiuto, dove sono slittato, eccolo qua, qui dichiaro una listen port, qui resto in ascolto e quindi il mio server è in ascolto su una porta specifica, nel mio caso qua è la 5101. Questo il client non aveva questo parametro del listen port, ok? Qua private key, qua come commento mi sono messo anche la public key dell'host stesso, ma semplicemente per andare meglio a regalarla alle mie controparti quando me la domandano, quando devo, allora mi compilo l'example, me la prendo da qui invece di ricordarmi dal file, così edito un file in meno e sono a posto.
E post up, pre up, up, down, quelle robe lì, eccetera, che sono degli script che posso aggiungere quando io accendo e spengo queste interfacce. Nel caso specifico, e qui non so perché si sono fatti prendere da un certo tipo di leggerezza, ho notato, perché io ho la fisima degli IPv6, sì, colpa del nostro socio Verin degli IPv6, che ha fatto una testa così all'epoca, io ho sempre IPv6, sono qua da quanti ormai anni, sarà da troppi anni che aspettiamo gli IPv6, invece non vogliono darci l'IPv6. Cosa? No, fa schifo. Anche perché l'IPv4, siccome la pandemia del comune qui che si tinge i capelli, in pandemia ti scoperte tutte le finte biondine che quella sia. Una volta che ti metti fuori l'IPv6, tutti i finti sistemisti spariscono perché non si può neanche capirlo. Poi dopo l'IPv6 hanno fatto veramente una pulizia nella razionalizzazione. Uno per più. Ma sarà su IPv6 che non ti accorgo della fare grazie? No, Gianluca Verincia, memo, scusa. Lo costringiamo, dai. Sì. Comunque, con l'IPv6 io ho i pezzi del protocollo IP più lungo, per cui così, per far transitare tutto quanto, ho dovuto col comando IP settare una MTU un po' più bassa. Di solito la dimensione massima del pacchetto è 1500. Qui ho dovuto abbassarla a 1350 perché avevo problemi di transito. Quando io incapsulavo l'IPv6 dentro l'IPv4 e andavo in crisi, e sono disposto che se, anzi addirittura quando incapsulavo noi IPv6 su IPv4, perché ho scoperto che il mio carissimo amico, di cui ho una VPN presso di lui, con il suo router del gestore noto per essere arancio e avere anche un numero dentro, e in casa gli dà direttamente l'IPv6. Quindi io mi sono visto la mia VPN, quella si presenta con l'IPv6 e non trafficava, ho detto cavolo. Come mai? Allora l'ho usato come cavia e ho scoperto questa dolorosa cosa. Non so se è dovuta o se si può aggiustare con altri meccanismi per tamponare la situazione. Nel frattempo io ho abbassato l'MTU dell'interfaccia in modo che ci passi tutto senza problemi. Sono convinto che questo valore non è più di tanto definitivo, l'ho messo abbastanza sperimentale, non mi sono messo lì col righello della teoria a calcolarlo. E se io in futuro incapsulerò i IPv6 su IPv6, sono sicuro che questo numero qua dovrò ulteriormente ritoccarlo verso il basso. Una volta che io quindi metto la parte di interfaccia e soprattutto listen port per dire sono in ascolto, ecco che io dichiaro tutti i vari peer a cui mi si collegano. Pronti? Sì. Sono riferiti a una sola interfaccia? Sì, solo a un'unica interfaccia. Sì. Serve che... Adesso ti apposto anche l'interfaccia. E peer, qui vedete, specifico gli indirizzi IP che mi sono permessi di provenire da quel peer specifico, da quel client specifico, mappato così la questione. Il meccanismo funziona proprio in questo modo. Il file di configurazione dice, ok, mi proviene qualcosa con la mia chiave pubblica che contiene questi indirizzi qua, faccio un controllo di rimando mandandogli qualcosa decrittato con la sua chiave pubblica. Se va tutto bene vuol dire che il traffico proviene proprio da questo meccanismo, quindi la garanzia di autenticità c'è, posso far transitare il traffico. Se io mi arrivo qualcosa ma non è elencato sugli indirizzi IP che sono qui menzionati, traffico viene scartato, non preso in considerazione e nulla viene posto in piedi. Poi la pressure key potresti anche non averla, funziona lo stesso? La pressure key potrei anche non averla, sapendo che se io non la indico qua sono tanti piccoli zeri, ma non 0000 qua in base 64. È il famoso prima, adesso mi tocca scrivertela così, che è una cosa bruttissima, per 32 volte. Ho sbagliato qualcosa, cosa non lo so. Ah, giustamente. È una fila di A. Se io non la metto, è quella di fuori una fila di A, sono tutti zeri, insomma. Se io la vario o qualcos'altro, io qua le ho scritte solo per mascherare quelle che io uso. Quelle usano di default? Sì, sì, sì. Se io non le indico, lui usa tutti zeri.
non è che salta il meccanismo, differenzia il protocollo, semplicemente ha una chiave precondivisa di default. Però sicuramente un sbaglio. Esatto. Allora, faccio vedere un po' la complicazione dell'interfaccia che ho qui. Ecco, già i miei studenti restano sconvolti quando mostro che l'indirizzo IP della mia macchina termina per punto zero e non l'indirizzo di host, restano sconvolti. Mi è capitata una fortuna becca che mi hanno assegnato quell'indirizzo lì, dal punto di vista didattica è malefico e perfetto. Vedete, TUN, TUN26 sono interfacce implementate con OpenVPN. Ecco qua che ho per esempio la mia VGS0. Viene vista come una point-to-point, anche se di fatto è una punto-multipunto. Adesso i patiti di vecchi protocolli HDLC, ISDN o robe strane potranno dire no, la punto-punto solo due cose. Qui la maschera come una punto-punto in realtà è una punto-multipunto. Solo che il kernel Linux cataloga queste interfacce che non hanno bisogno. Vedete che qui non c'è, come succede per esempio nella mia interfaccia Ethernet, seppur virtuale, non c'è un link Ethernet address, qua non c'è un MAC, qua c'è un MAC address perché è un'interfaccia Ethernet, seppur virtuale. Sotto, sia nelle TUN delle OpenVPN, ma anche nella VGS di WireGuard, non ho il parametro MAC address, ho link none, proprio perché non c'è bisogno del livello 2, mi viene trattato da qualcun altro. Qui vedete che in fila ci sono tutti gli indirizzi che io ho deciso abbinare per quell'interfaccia lì. Vedo il 172.28.0.1, il 27.0.1, mi manca una persona da rimappare che ho sbagliato e poi abolisco il 27.0.1, ho il mio indirizzo IPv6 e il gioco è fatto. Naturalmente, vista così, l'interfaccia dice poco o niente. Perché? Perché è il famoso differenza tra livello 2 e livello 3. MAC address vuol dire mi vedo in locale. A livello 3 ne ho bisogno degli indirizzi IP, perché ogni volta che io definisco un indirizzo IP, ci va su anche una rotta. Una rotta, un indirizzo di routing specifico. E qua, a causa delle OpenVPN in cui sono elencati tutti quanti, la mia tabella di routing è parecchio affollata. Tuttavia, vi faccio vedere che, avendo mappato gli indirizzi nel modo di prima, lui mi ha inserito queste due righe e mi dice chiaramente: sei diretto verso l'indirizzo 172.28.0.0, quindi 172.28. punto qualcosa, punto qualcosa, ok, devi usare questa interfaccia qua, gestita a livello kernel, ti presenterai con l'indirizzo 172.28.0.1. Se metti 127. Punto qualcosa, qualcosa, ti presenterai col 172.27.0.1 che ho definito in interfaccia. Questo va un po' a contraddire quello che avevo detto prima per il client. Però per il server lui riesce a distinguere le tratte e quindi a presentarsi con l'indirizzo giusto anche senza fare regole aggiuntive. Non vi mostro le robe strane di... Anzi, facciamo così un attimo. Grep VGS. Sì, vi faccio notare che mentre devo farvi vedere di nuovo questa configurazione qua. Allora, la mia interfaccia, per esempio, per questo peer specifico, che non so chi sia adesso, ha 172.28.3.1, che è uno degli indirizzi che è già incluso dentro questa classe di indirizzi, ok? Quindi non c'è bisogno che sia ridefinita. Però per esempio, adesso vi mostro questo specifico che è, qua non c'è scritto, ma con questo link vado a scuola mia, che ha, la scuola mia è 172.30.qualcosa.qualcosa. Questa classe di indirizzi che io ammetto transitare per questo più specifico, non è contemplato da nessun indirizzo di interfaccia, lo vedete? Non è contemplato né qui né qui. Ecco la giustificazione per cui, dal momento in cui vado su e configuro quel peer lì, a livello kernel mi si configura anche una rotta in più con questo indirizzo di destinazione. Il problema è, quando io sono diretto verso questa classe e io andrò verso quella destinazione lì, con che indirizzo si presenterà? Si presenterà con questo o con questo?
primo della il primo della lista, il famoso primo della lista. Se io voglio qualcosa di diverso, smanetto con i ptables in modo da decidere io per certo cosa deve essere usato per chi, per cosa, per come. Mi sembra di aver detto abbastanza tutto. Ah no, un attimo solo. VG, senza nessun parametro, vi dà questa bella tabellina che è lo stato corrente. Ok? Qua vi mostra che queste sono tutte le varie chiavi pubbliche, quindi non c'è niente di male se anche qualcuno le legge. Queste sono le varie destinazioni e vedete che latest handshake, l'ultimo handshake, mi dice l'ultima volta che il peer si è fatto vedere. Sto qua che da un'ora, 14 minuti e 31 secondi, vuol dire che insomma è disattivo da un pezzo. Allora, lo stupido qua presente Claudio Brazzali ha detto: oh che bello, io voglio una bella pagina PHP con tutta sta roba qua, mi sono fatto il PHP che mi legge il file, tutto quanto, peer due punti, allora comincia il peer interface, fa la tabella, tutto quanto, fa la paginetta, è brutta, perché è una roba del genere, per poi scoprire che in realtà VG Show, tutte le interfacce in modalità dump, mi mostra tutta la tabellina, poi però sta roba me la tagli perché sono le chiavi private, la tabellina completa con solo i tab che poi fa la scansione con script in PHP e un attimo. Difatti volevo farvi vedere, questa è a casa mia, ho depersonificato le chiavi, questo è lo specchietto con cui il mio pannellino di controllo, mi vedo lo stato delle mie interfacce, eccolo qua, la mia controparte. Qua ho due connessioni con due, una c'è una VGC1 e VGC0, con la sua chiave pubblica, le chiavi pubbliche delle controparti, gli indirizzi degli endpoint, le reti veicolati, da quanti secondi non si fanno vedere e il traffico scambiato. Grazie, soprattutto dopo che scoprivo che col dump e col tab funziona tutto, mentre prima andavo là di un cinetto a cava fuori i dati. Ma questi di qua, sì. E non è tutto sommato, se io faccio VG qua mi interessa un host specifico, vado in cerca dell'indirizzo, eccolo qua, sto qua, so che è disattivo, è anche una pseudo tabellina che mi riesce a fare il dettaglio dell'host, che in tabella uno si perde un po'. Ecco, la cosa che non vi ho detto è che io qua abbinamento chiavi WireGuard, in realtà mi sono fatto un file, un piccolo file a parte che adesso non vi mostro. Questo visualizzatore, quando vede che c'è una chiave, cosa fa? Intanto me la spezza in tre righe. Se vede invece che ha un abbinamento con un nome, mi fa vedere in mente al posto della chiave il nome. Quindi qua poi, al di fuori di questa serata, mi riporto su schietto, me lo desvergogno e quindi qua mi ritroverò casa, scuola, Gigi, Tony, Sempronio, con i nomi giusti, perché sennò è inutile che HQS mi ricordi che è la corrispondente VPN, insomma. Chi volesse sto scriptino qua, sto pagina PHP, basta che mi scriva, insomma, e poi glielo dono più che volentieri, insomma. È una delle cose che devo imparare a fare. Mi viene vergogno, ma GitHub, a volte che io spiego ai ragazzi come funziona a scuola, ma me non lo devo mai usare, sono vergognoso. GitLab. No, Git. Ti uso il GIMP o il GIMP? Dai, eccolo qua. Bon, detto questo, io direi che altri esempi... Dimmi. Fermo allora un attimo. Fine. Domande ulteriori. Ecco, domande ulteriori. Domande ulteriori. Allora, dato la mia ignoranza totale della materia, volevo chiedere, tu adesso hai fatto dei collegamenti però su tipo o router o cose di tua in cui sei già conosciuto. Sì. O sei entrato comunque, sei entrato per i servizi privati, no? Servizi, giusto? Sì. Servizi privati, come, in che modo il servizio privato ti riconosce o ti dà la sua chiave pubblica? Sì, ti faccio l'esempio. Allora, io... questi esempi, no? Sì, però ti faccio... No, era una cosa che effettivamente non ho detto. Ah, faccio l'esempio in cui io ho detto al mio tecnico di scuola, ho detto, guarda... fatti la VPN 1 perché me la provi col test della persona un poco scalta, vediamo come funziona il famoso livello 8 della pila ISO/OSI. Esatto. E ho detto, te installati WireGuard e mi dai la tua chiave pubblica.
e io ti do la chiave precondivisa e la mia pubblica e le reti che devo instradare e io ti do anche che indirizzo devi avere. E lui ha fatto tutto, lui mi ha dato la sua chiave pubblica, mi sono messo dentro lì, ha cominciato a negoziare e funziona. Però devi avere una controparte che si installa la sua cosa a casa sua, col suo programma o sul suo server, e poi alla fine tu con la tua controparte, tu gli dai la pubblica e gli indirizzi di negoziazione, lui fa altrettanto e siete d'accordo. Le cose, le mie domande derivano dal fatto che dalla rete tu vedi la pubblicità tipo di ordine di VPN. Sì. Che tu, ah, tu dici... Che l'utente normale, parlo dell'utente normale, non l'azienda, non l'attività. Ho capito. Puoi arrivare ai servizi di servizi streaming. Allora, tutto quel tipo di discorso lì, esatto, quel discorso lì, vediamo di tornare un po' indietro. Il fatto, diciamo, di usare WireGuard per mascherare il tuo traffico che arriva da un'altra parte, allora, o ti metti d'accordo con una persona che vive in Messico, dopo il fatto di uscire con la sua connettività è squisitamente una regolazione di rotte, di parametri di routing. Non riguarda il WireGuard, WireGuard è solo quel canale. Una volta che tu hai imbastito il tuo canale, devi smantellare le varie rotte che ti fanno andare direttamente su internet e costruirti delle rotte che ti fanno prima viaggiare attraverso WireGuard e poi uscire da internet dall'altra parte. Qui ci vuole la collaborazione dall'altra parte che ti permette di dire il traffico che io ricevo io posso risparartelo fuori internet e soprattutto poi me lo rimaschererò con l'indirizzo del messicano, diciamo così. Dalla parte mia, e questo è un meccanismo che di solito si vede, si vedeva proprio fatto in automatico dalle VPN di tipo PTP. Cosa succede quando io, per esempio, mi faccio la configurazione che mi collego alla ditta e poi figuro essere in ditta anche quando faccio il traffico verso fuori, che è quel tipo di configurazione? In teoria non è che io posso togliere il default gateway, perché adesso lo uso per fare la VPN, perché se io tolgo il default gateway, tolgo anche la possibilità del WireGuard di raggiungere la controparte. Ci siamo? No, l'ultima parte no. Uso il mio programma di schematizzazione preferita. Questo è il nostro SAN internet. Facciamo così. Questo è il mio WireGuard. Questo è il WireGuard del messicano. Anzi, no, questo è il router di casa mia, questo è il router del messicano. Vabbè, lo stesso schema che abbiamo usato all'inizio praticamente. Adesso faremo qualche piccola eccezione. Questo è il mio computer PC mio. Questo è il server estraniatore, che brutta roba, ma insomma, così attacchiamo i fili, ci siamo. Ok, adesso quando io server da visitare. E forse sono un po' sadico, vero? Perché potrei fare anche un po' di zoom e tutte le scrittine sono più grandi, vero? Scusatemi. Vediamo qua. Vorrei stupirvi con effetti speciali. Boh. Tu non vuoi fare la dinamica in cui il mio PC viene visitato, va a visitare il server direttamente riconosciuto con questo router qua, ma voglio che figuri essere visitato da questo. Allora, innanzitutto, manigliette, mi stupisco con effetti speciali, tiro sulla mia VPN, ok? Oh, WireGuard ha finito. Adesso sta a me nel regolare le varie regole di routing. Per esempio, il PC mio ha un default gateway che dice tutto quello che non viene sparato in rete locale lo affido a te router per farlo viaggiare felice e contento in internet. Ecco, questa regola io devo toglierla. Però attenzione, devo comunque permettere al traffico del WireGuard di poter raggiungere il router affinché raggiunga il server estraniatore.
Quindi in realtà prima di togliere la regola di default gateway devo aggiungere una regola che mi dice: PC mio, se vuoi raggiungere il server estraniatore, usa come gateway il mio router di casa. Una volta che ho aggiunto questa regola qua, io posso togliere default gateway, sapendo quindi che adesso tutto il traffico non sa dove andare, a parte il traffico che mi tiene in piedi la linea rossa, la VPN. Ok, fatto questo primo passaggio, il secondo passaggio è: il mio default gateway adesso sarà l'indirizzo punto punto della mia Open VPN, della mia WireGuard, della mia tecnologia che mi fa andare dall'altra parte. In questo modo il mio PC sa che lui tutto il traffico non ha nessuna regola per farlo andare fuori direttamente. Ha solo una regola per farlo andare fuori direttamente per mappare e far funzionare la VPN. Tutto il traffico che genera verso fuori lo spara qua e arriva al server estraniatore. Qui il server estraniatore dice: vieni qua traffico, vuoi andare fuori? Ok, ti faccio andare fuori qua, ti faccio fare il NAT e uscirai col mio indirizzo IP e andrai qua nel server da visitare. Col server da visitare, quando torna indietro, è stato generato da qua, viene ritornato da qua, il NAT tiene nota del fatto che questa richiesta qua è arrivata dalla VPN, fa il giro inverso e arriva il PC mio. Questa dimmi. È la stessa configurazione che si apre quando si usano le VPN commerciali, no? Questi sono, VPN, la tattica è questa. Solo che al posto del messicano c'è il server di NordVPN. Uno in Messico, uno in America, uno chissà dove, sì, tutta una rete e tanto. Sì. Al posto del WireGuard corrispondente c'è il centro. La differenza di fondo può essere che qui, invece di avere il WireGuard a livello kernel, e quindi tutto il traffico mi viene girato in VPN, io ho il plugin di Mozilla che vi ho detto prima, o il plugin VPN che installo sul browser, in cui mi fa andare in WireGuard non a livello kernel, ma a livello applicazione. Quindi solo all'interno di quell'applicazione specifica lì, solo il mio Firefox, senza dover taroccare tutto il resto, avrà la gestione della rete per i collegamenti, che sarà estraniata dalla rete locale, ma si collegherà sempre con lo stesso meccanismo al messicano, scusatemi, all'estraniatore, e di conseguenza viene falsato di identità. Semplicemente quello. In questi casi quando si raggiunge un livello di anonimato? Allora, il vero anonimato è nel potere di chi deve controllarti di andare a rompere le scatole l'estraniatore, perché se questo è un paradiso tecnologico di vigliacchi del dark web che non ti danno i log, tu bussi ma non riesci mai a arrivare alla macchina, quindi il traffico risulta da qui e poi non c'è nessuna informazione che ti dica che il traffico in realtà è provenito da lì, insomma, non c'è. Ci sono alcuni software che tentano di incrociare i dati delle direzioni dei flussi di massima, però chi ha il server estraniatore di solito gioca doppiamente sporco, ha più connettività, con una riceve i traffici VPN e con l'altra si presenta, proprio per dare in modo a questi traffici che cercano di abbinare l'identità per smascherare chi usa questi servizi qua e di poter usare questo servizio qua. Anche perché poi io non riesco a collegare un collegamento fatto con IP da una parte e con quello di navigazione da un'altra. E se invece qua voglio, perché naturalmente se uso un estraniatore che è su un paradiso tecnologico come parallelo del paradiso fiscale per le tasse, logico che io poi potrei dire che i server da visitare si proteggono perché si tutelano nei confronti delle visite da parte di questi indirizzi che provengono da questa serie di malefatte. Se uno vuole avere l'anonimizzazione più completa e distribuita, allora lì vale la pena prendere in considerazione altri tipi di metodologia. La prima che mi viene in mente così è quella di Tor, in cui con Tor viene fatto lo spezzatino, viene dato la consiglia di dire un pezzo da qua, un pezzo da là, un pezzo da su, un pezzo da giù. Io faccio sempre l'esempio del puzzle: uno ha un puzzle 1000 pezzi, uno il puzzle c'ha un'immagine proibita, ma se io passo solo quel pezzino così non c'è niente di male e quindi non viene identificato. Però se io i miei pezzi riesco ad accumularli da vie diverse e mi ricostruisco il puzzle a casa, ecco che mi ricostruisco a casa l'immagine proibita. Un'altra cosa che vedendo che ho visto anche fare qua, quando si collegava da un PC all'altro per far andare delle schede
sede Arduino, eccetera, con l'SSH. Sì. Cioè, alla fine la differenza è tipo la... Allora, con l'SSH crei comunque un canale che potrebbe essere considerato anche abbastanza simile. È che si usa una tecnologia di crypting che comunque con l'SSH continua ad aggiornarsi e restare i passi. Le ultime versioni di SSH, anche esse usano una crittografia ellittica, supportano all'indietro certi tipi di crittografia per retrocompatibilità, ma le più vecchie le disconoscono e ti dicono è troppo vecchia quella roba là, non è sicura. Allora cosa fa Claudio di solito? Si carica anche tutti, che esiste anche per Linux, lui di bocca buona accetta tutte le crittografie e si collega anche con lo switch dell'anteguerra in SSH. E con l'SSH, che lo hanno fatto molto bene anche per supportare canali, export di display o anche mappatura di socket aggiuntive, io creo dei canali virtuali allo stesso modo, e che di solito con l'SSH devo crearlo lì al momento o strutturare un meccanismo che anche lì va bilanciato con un certo tipo di modo. Però bisogna dire che mentre il WireGuard fa bene questo tipo di lavoro, come anche OpenVPN, seppur con i suoi difetti, fa bene solo da VPN, il servizio dell'SSH prevalentemente è quello del terminale remoto. Tutte le altre cose le fa, diciamo, con l'idea del ripiego. Cioè una visualizzazione di un terminale usando un tunnel con l'SSH funziona, ma proprio se non te altro da mettergli sotto, insomma. Cari signori, io vi ringrazio dell'attenzione.